Da un cantiere nasce sempre un nuovo progetto e con un nuovo progetto si realizza sempre un impegno, in questo caso verso tutta la comunità. Iniziati i lavori per la scuola media Monte Grappa, ruspe ed escavatori che per 2 anni saranno impegnati nella realizzazione del futuro polo scolastico di San Giacomo. Finalmente vedete quelle che sono le macchine al lavoro, le macchine operatrici per quello che sarà il plesso della nostra futura scuola media, quindi è qualcosa di eccezionale, un'opera che abbiamo voluto fortemente, per la quale ci siamo impegnati fin dal 2018 e che oggi, vedete, è già a buon punto per quello che riguarda lo scavo nel quale verrà poi inserito il sedime della scuola. Un edificio di oltre 3.000 metri quadri, realizzato su 2 piani e completamente ecosostenibile, pannelli solari e pompe di calore che avranno il compito di riscaldare e raffrescare tutti gli spazi della scuola, un investimento per tutta la comunità. Questo è un plesso che costa e che investe per la comunità di Romano 7.100.000, 3.300.000 sono dal PNRR, i rimanenti sono fondi propri del comune. Una struttura che sostituirà integralmente la storica scuola media Monte Grappa. Il vecchio edificio che ospiterà gli studenti fino alla conclusione dei lavori, infatti, verrà abbattuto integralmente per rinascere come un nuovo polo scolastico. Tutto il perimetro nel quale ci troviamo, quindi scuole elementari, scuola primaria, il sedime dell'attuale scuola, questo che è il nostro cantiere e quello che è il perimetro della palestra, diventerà un grande campus all'interno del quale noi andremo ad inserire le piastre polifunzionali per l'attività sportiva, mattutina degli studenti e pomeridiana di tutti i cittadini, e al posto dell'attuale scuola un grande parco che andrà a essere circostante alla biblioteca, proprio per creare un polo centrale della cultura, dell'istruzione di tutto il comune.